Amici di Multiplayer.it, benvenuti sul nostro canale YouTube. Siamo davanti alla sede delle tre, il Convention Center di Los Angeles. Anche se le tre non esiste più, abbiamo scelto questo posto nostalgico per fare questo video. Io sono Lorenzo, insieme a me c'è Gianluca. Ciao. Che ha partecipato a un evento molto speciale. Tutto segreto. Dedicato a Black Ops 6. Call of Duty Black Ops 6. Incredibile. Io sono un super fan di Black Ops, lo sai. Lo so. Cosa ci puoi dire di questo gioco? Allora, devo dire che ti piacerà, perché sappiamo che questo sarà il primo Call of Duty su Game Pass e devo essere sincero, ci hanno lavorato 4 anni, hanno avuto un ciclo di sviluppo di 4 anni e penso che potesse essere il miglior biglietto da visita per la serie su un servizio di sottoscrizione in abbonamento. Devo dire che ti piacerà perché ci sono un paio di novità di gameplay. Allora, non è un Call of Duty che vuole rivoluzionare, non è alla ricerca di formule magiche, ma a Treyarch ne abbiamo parlato con gli sviluppatori faccia a faccia, ci hanno raccontato di essere partiti da un concetto: cos'è che rende Black Ops Black Ops, e sono arrivati a questa soluzione, a renderlo ancora più frenetico, ancora più fluido, ancora più veloce, per la felicità di tutti quelli che invece odiano come te un take più lento, più ragionato. Devo dire che la grande novità, se ce n'è una, perché comunque per il resto si parla di contenuti tipici, ritorno a zombie a turni, avremo una campagna single player da più o meno 7-8 ore, comunque tipica classica dei Call of Duty, non come quella dell'anno scorso che è durata, lo sappiamo, durava 3-4 ore, pochissimo. Quindi grande campagna, comunque dall'alto tasso di pirotecnico, di spettacolarità. Io ho visto alcune scene, ce l'hanno fatta vedere, questo ve lo posso dire, si ritorna ai film di Michael Bay, diciamo. Bene, è un bene o un male? Allora, dal mio punto di vista, io preferisco, sai che io sono più un bimbo di Infinity Ward, però devo ammettere che Black Ops ha questo potenziale immaginifico con tutti i suoi personaggi più celebri, che torneranno qui chiaramente con un cast anche rinnovato in alcuni membri, e da quello che ho visto c'è roba interessante, tipo un livello che si ambienta durante una cena elettorale di Clinton dove bisogna infiltrarsi. Quindi abbiamo riferimenti alla vera storia. Riferimenti alla vera storia, si parla di Guerra del Golfo, anni 90, primi anni 90, infatti sarà molto interessante, io ne ho visto alcune cose ma non ve lo posso dire perché l'abbiamo giocato, ma non vi posso dire quello che si è visto nel gameplay, provato alla mano. Loadout interessante, 12 nuove armi, tutte appunto storiche degli anni 90. Forti riferimenti alla storia reale, sappiamo che un possibile nemico sarà Saddam Hussein, che insomma è interessante. Abbiamo visto Margaret Thatcher, abbiamo visto Bush Senior, quindi sarà interessante. Loro dicono che sarà una campagna che tornerà a immergersi in quel mondo nascosto che Black Ops racconta sempre attraverso personaggi che vagano un po' tra il mondo delle cospirazioni e il mondo sommerso che appunto si cela sotto la società, tant'è che la storia, ve lo posso dire, avrà questo take, avrà questa direzione. Si parla del team Black Ops che andrà rogue, insomma verrà, comincerà a essere cacciato dagli Stati Uniti, perché si parla di forte infiltrazione di una misteriosa società che si chiama il Pantheon. Deep State, ai più alti livelli del governo americano, quindi chissà se arriveremo a puntare il fucile contro un presidente. Senti, ma invece parlando più sul fronte del gameplay, l'hai introdotto un po' prima, io sono un fan di Treyarch, cioè a me piace quel loro stile veloce, frenetico, tre lane, e-sport in un certo senso, piuttosto che realistico, immersivo. Si sente? Si percepisce questa cosa? Ti dico semplicemente questo, così lo potrei capire. Da Treyarch hanno pensato, ok, a noi ci piace questa fluidità, questo correre, sempre essere in movimento, poter scivolare, potersi gettare in avanti, ma perché farlo però in una sola direzione? Perché non poterlo fare in tutte le direzioni possibili? In Black Ops 6 lo scatto sarà possibile farlo in qualsiasi direzione, laterale, dietro, in avanti. Questo rende il movimento molto fluido. Sarà possibile scivolare in tutte le direzioni, gettarsi in tutte le direzioni, e questo secondo me sarà molto apprezzato da streamer e quant'altro che rimpiangevano parecchio lo slide cancel rimosso in Modern Warfare 2 e reinserito in Modern Warfare 3. Perfetto. Secondo te il Game Pass quanto impatterà questo lancio? Devo essere sincero, sappiamo come sia Call of Duty ad avere un pubblico maggiore di quello del Game Pass, quindi ritengo che è più Call of Duty a far bene al Game Pass che il contrario, quindi non è che Call of Duty deve godere del pubblico di Game Pass perché già gode di un pubblico sconfinato.
A me interessa molto quello che accadrà sull'ecosistema PC, perché l'ecosistema console, lo sappiamo, è un po' bloccato. Su PC, pensare che qualcuno lo acquistava su Steam a 80 euro e adesso potrà sottoscrivere un abbonamento con un click e per 15 euro portarsi a casa il gioco, secondo me su PC c'è la potenzialità che Black Ops 6 faccia davvero dei bei numeri sul Game Pass. Questi 4 anni di sviluppo e il lavoro che ha dato in questo gioco, in un certo senso vuole essere anche uno sponsor per il Game Pass. Se loro secondo me non lo sapevano, gliel'ho chiesto in un'intervista e hanno detto che chiaramente l'acquisizione si è chiusa di recente e tra l'altro l'informazione sul Game Pass non era nemmeno nota fin dal principio, però sono molto contenti di poter comunque approcciarsi a un nuovo pubblico, perché sappiamo che il Game Pass dà la possibilità di provare Call of Duty a chi magari non era mai entrato a causa del biglietto d'ingresso di 80 euro. Quindi sono curiosi di capire come appunto persone che non si sono mai approcciate alla serie e ai Black Ops si reagiranno a questo Call of Duty qui. E devo dire che, come dicevo in apertura, ci si prospetta il miglior biglietto da visita possibile per la serie all'interno del Game Pass. Se ti faccio anche un'altra domanda, non so se ne puoi parlare. Di zombie si è parlato? Di zombie si è parlato. Si torna dopo zombie che era un po' inserito all'interno dell'ecosistema Warzone con questa mappa open world non a turni. Si parla del ritorno forte di zombie a turni, zombie classico, cast di personaggi molto forte dal punto di vista narrativo, insomma il vecchio il vero zombie che possiamo dire che è una community quasi a sé stante. Esatto, cioè quindi quello di Modern Warfare era un po' un palliativo di zombie, esatto. Un po' cioè non era zombie con il trailer. Tornerà invece questa volta, sono due mappe molto diverse tra loro, una ambientata durante il giorno in una mappa comunque abbastanza luminosa e un'altra invece più oscura che si sviluppa all'interno di una prigione nascosta. Quindi sono già fatto due mappe fin dal lancio. Si potranno scegliere tutti i personaggi del roster, però se ne scegli quattro ci saranno dei dialoghi unici. La squadra originale è composta da quattro personaggi, se vengono scelti quelli ci sono dei dialoghi unici e delle interazioni uniche che probabilmente saranno legate alla narrativa dei zombie. Warzone, silenzio totale. Silenzio totale, è chiaramente stato un appuntamento dedicato alla campagna, dedicato comunque ai contenuti del gioco, alle novità di gameplay, che tra l'altro ti aggiungo è stato arricchito per abilitare questa cosa del Omni Movement, questo movimento in tutte le direzioni, questa corsa in tutte le direzioni. Loro hanno impiegato questi anni, questi 4 anni a lavorare a tantissime animazioni, perché chiaramente non solo devi renderlo in prima persona, ma devi renderlo anche visibile all'esterno. Non devi far sì quindi che i personaggi fondamentalmente tu puoi fare uno slide laterale, cioè slide laterale, lato, puoi fare i dive laterali. Però non è una cosa che penalizza un po' chi gioca col controller? Domanda mia. No, secondo me in realtà questo movement, io devo essere sincero, da profano e da forte amante, da pippa incredibile quali sono, del controller, del gioco sul controller, devo dire che invece secondo me questo sistema di movement così fluido aiuta il controller. Certo che ci sarà una grande differenza tra il giocatore della domenica, che magari sarà un attimo un po' confuso perché vedrà arrivarsi delle persone come te, che no? Esatto, come me, come me. E il mondo degli streamer, che vi posso dire, abbiamo lavorato a stretto contatto con, posso fare i nomi? Diciamo che no. C'erano degli streamer molto forti. Degli streamer molto famosi italiani e io non potevo dirgli niente, loro hanno l'evento oggi. Mi hanno fatto, la prima domanda è stata questa: è più lento o è più veloce? Ti prego, fa che sia più veloce, perché loro anelano a questo. Sono dei professionisti, vogliono la velocità e fanno bene. Call of Duty è un videogioco, non è un simulatore. Però lo sai che questo significa che io e te prenderemo certe sveglie incredibili, ne sei consapevole? Forse tu. Devo dire, però questo io voglio saperlo anche dai commenti al nostro video, cioè preferite la velocità, la tecnica, l'e-sport di Treyarch, cioè oppure la parte simulativa, ragionata, con lettore di battito cardiaco? Io scherzo ovviamente su questo, in realtà Gianluca lo preferisce, no, lui preferisce la parte simulativa. Direi che un buon antipasto per adesso. C'è un appuntamento, io l'ho giocato ma non vi posso dire, anche se un po' l'avete un po' capite quali sono le mie sensazioni. L'ho giocato al multiplayer per un'ora e mezza buona. Chiaramente ne parleremo quando a COD Next, il grande appuntamento dedicato al gameplay, ci sarà tra qualche mese, non sappiamo ancora esattamente quando. Lì probabilmente si potrà affrontare al 100% la questione gameplay e potervi dire tutto. Grazie mille Gianluca, in diretta dal non E3 al non Electronic Entertainment Expo di Los Angeles.
Io vi ringrazio per essere stati con noi di Multiplayer.it. Grazie Gianluca, un saluto Lorenzo. Grazie. Fateci sapere nei commenti quale formula di Call of Duty preferite e noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ah, e iscrivetevi al canale, suonate la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi.